bravo il portiere Facciolo a mettere di piede in calcio d'angolo. Ed ecco il gol incredibile della Reggiana. Avete visto Comba, un calcio di punizione battuto con molta precipitazione. Ecco, vedete, la tira addosso a Tesciariol, recupera il pallone d'Agostino che serve Ceccarini che entra in area di rigore e batte con un diagonale in uscita il portiere Bordoni. Ecco, rivediamo anche da un'altra angolazione il gol. Ecco, Ceccarini però ne passa in mezzo alle gambe di Bordoni ed è l'1-0 e una doccia fredda per il pubblico. Siamo al secondo minuto della ripresa. Ma il Piacenza reagisce subito con grande determinazione e nel giro di 60 secondi perviene al pareggio. Questa è un'azione che è condotta da De Gradi, che è stato tra i migliori in campo insieme a Snidaro e a Madonna. Vedete Madonna che scende sulla destra, effettua un bellissimo cross, Tomasoni di testa, para Facciolo, arriva Simonetta che con un diagonale di sinistro mette in rete 1-1 e tutto nel giro di un minuto. È stato proprio il gol della Reggiana a ravvivare una partita che era sì combattuta ma povera di occasioni da gol. Dopo questa la rete messa a segno da Ceccarini, qui vediamo ancora da un'altra angolazione il gol della formazione biancorossa di Simonetta. La partita si è scaldata e il Piacenza si è buttato molto generosamente in avanti alla ricerca del raddoppio e del gol della vittoria. Ecco, vediamo questa azione. Vedete Fontana, De Gradi, tiro e gol, il 2-1. Hanno protestato vivacemente i giocatori e l'allenatore della Reggiana per un fuorigioco. Ecco, forse c'era Serioli che stava rientrando, comunque ci sembra ininfluente per l'azione. De Gradi è senz'altro in posizione regolare, stoppa di petto, entra e in area e realizza 2-1. Ecco, rivediamo l'azione, vedete Fontana, salta di testa Snidaro che allunga il pallone per De Gradi che insacca.